L'abbiamo trovato. Cosa ci fa un ex giocatore del Napoli in piena Brianza? Adesso glielo chiediamo. Lo vedete? Vediamo chi lo riconosce per primo. Senza cappello. Ma adesso la carrambata? No. Siamo pronti perché c'è qua? Ignazio, mamma mia ragazzi, e Pia, no, e soprattutto è qua. Grande, vai, come state ragazzi? Sto bene, bene. Eccoci qua. Mannaggia ragazzi, ma dove sono? Si sono un ex giocatore del Napoli in Brianza, che vuoi, che ragazzi, vivendo a Bergamo, sai, siamo vicini. E niente, quindi siamo venuti fin qua, c'è una bella chiacchierata. Sì, come no, volentieri ragazzi, è un piacere. Tu sei direttore tecnico. Faccio il direttore tecnico, vedi, con tutti questi ragazzini qua. Mi trovo da Dio perché mi sento ancora, dai, un ragazzo. Quindi mi è capitata questa possibilità e l'ho accettata al volo. Tac! Subito. Noi siamo venuti perché tu hai un record particolarissimo, ce l'hai solo tu. Ce lo spieghi qual è? Nel Napoli, ovviamente. È un record che per fortuna ce l'ho solo io. Spero di portarlo più lontano possibile, anche perché spero che Napoli non scenda più in Lega Pro. Il record di aver segnato in Lega Pro, vecchia Serie C, in Serie B, in Serie A e in Coppa Europea. Perché ci sarebbe anche Bogliassino, però ha fatto solo in Intertoto, quindi non glielo convalidiamo. Esattamente, quindi è mio e lo tengo per me, ragazzi, è mio. Ma quando tu giocavi nel Napoli in Serie C, che è una situazione strana, no, per il Napoli, cioè adesso vederlo lì, che è tornato a quei livelli lì e che venerdì insomma, si gioca una bella fetta di scudetto con la Juve, che effetto fa per voi che avete vissuto anche quella fase? Bella perché, sai, si dice sempre le solite cose, che non c'erano i palloni, non c'erano i campi, però è la verità, è questa. Adesso vedere il Napoli veramente, che ormai non è una realtà soltanto in Italia, ma una realtà anche a livello europeo, è di grande soddisfazione, perché ci abbiamo messo anche del nostro e è veramente bellissimo vedere il Napoli esprimere un calcio.